Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi voglio fare insieme a voi uno svuota la spesa di quelli diciamo basici. Non ho comprato grandissime cose, mi mancavano in realtà poche cose, però sapete quelle cose che sei abituata a comprare in quel posto e sai che in quel posto le trovi buone? Ecco, quindi io sono andata all'Eurospin stamattina proprio per comprare quelle particolari cose e perché in realtà volevo anche approfittare di un'offerta che c'era. Che scade in realtà oggi, quindi quando voi vedrete questo video non sarà più possibile usufruire dell'offerta ed era questa qui, praticamente facendo 30 euro di spesa, almeno 30 euro di spesa, aggiungendo un euro avevi in omaggio, diciamo che acquistavi con un euro la crepiera. Io questa l'ho sempre vista, solo che non ho mai avuto, diciamo, la voglia di spendere soldi per comprarla, perché ho sempre pensato, sì, vabbè, utilizzo una pentolina antiaderente normale. È vero, fino adesso, ad esempio, per fare pancake ho utilizzato una pentolina normale, però avendo la crepiera a disposizione, spendendo solo un euro, diciamo che ho preso due piccioni con una fava, ho fatto la spesa e mi sono anche aggiudicata una carinissima crepiera con cui fare sia le crepe che i pancakes. Quindi felicissima di questa occasione. Adesso partiamo subito con i surgelati, così vado a metterli in freezer. Una delle cose che assolutamente non mi deve mai mancare è questa, e sono le focacce dell'Eurospin. Ve ne ho già parlato in diversi svuota la spesa, io le compro sempre, ne ho sempre un pacco almeno in congelatore, da quando le ho scoperte non le mollo più. Le utilizzo sia come pane vero e proprio, come focaccia tagliata a spicchi nel cestino del pane, sia per farci delle focacce farcite proprio come cena vera e propria. Sono squisite, hanno i granelli di sale sopra che volendo si possono anche rimuovere, però sono di un gusto allucinante, ragazzi. Ve ne ho fatto anche una ricetta in un video che vi lascio qua, per una ricetta estiva. Infatti in quel video avevo fatto col salmone e l'avocado. L'avocado ce l'ho già, il salmone l'ho ricomprato e ce l'ho qua, il salmone. Io il salmone migliore lo trovo all'Eurospin, perché anche alla Crai, al Simpli, in quegli altri negozi diciamo più blasonati tra virgolette, cioè quelli che vendono i prodotti di marca, io non trovo un salmone buono come questo che si trova all'Eurospin, che è questo con la confezione nera di St. John's. Ragazzi, è squisito, squisito, e poi soprattutto ha il trancio bello grande, cioè non è fatto tutto a pezzettini, a straccetti come spesso si trova in giro, è proprio un filetto di, sono tanti filettini di salmone fatti fini come potrebbe essere, che ne so, un prosciutto, quindi proprio la fetta intera. Ho comprato i broccoli a rosette, che hanno dentro soltanto broccoli di provenienza italiana, quindi questi sono facilissimi da cucinare in 10 minuti praticamente in padella. Ho preso, che erano in offerta, i funghi porcini a cubetti congelati. Io ci faccio molto spesso il riso con questi. Ho preso anche i funghi misti per poter fare appunto pasta oppure riso. E invece freschi ho preso i funghetti, dovrebbero essere pratajoli, sì. I prataioli, questi arrivano da Nuoro, quindi dalla Sardegna. Poi ho comprato una confezione di melanzane grigliate, di quelle già pronte, praticamente le infili nel forno, in 5 minuti sono pronte, forno caldo. Poi ho preso, per quando siamo agli sgoccioli e non ho il tempo di andare in pescheria, non ho voglia di fare cose troppo arzigogolate, mi tengo sempre in freezer, ve li ho anche già fatti vedere questi, i fish burger, che fra tutti i diciamo le cotolette di pesce con sopra la panatura, questi sono quelli che ci piacciono di più. Sono belli bianchi, non mi pare che abbiano particolari schifezze all'interno, perché allora, filetti di merluzzo d'Alaska 57%, farina di frumento, acqua, olio di semi di girasole, amido di patate, sale, destrosio, questo purtroppo ce l'hanno, lievito, spezie che sono paprika e curcuma. Basta, non c'è nient'altro all'interno, quindi
li tengo sempre di scorta in congelatore, e sempre per lo stesso motivo preferisco tenere anche delle cotolette di pollo. Ne ho preso sempre due confezioni, proprio per la cena dell'ultimo minuto, che non so cosa fare, non ho voglia di fare cose particolari, oppure arrivo tardi dal lavoro, e allora prendo questi e li sbatto al forno, perché tutto questo io lo faccio al forno, non lo faccio fritto. Una bella insalata di contorno e la cena è servita. Naturalmente questo non significa che io servo alle mie figlie e a mio marito solo cose confezionate, perché naturalmente io vado a fare la spesa, non dico quotidianamente, ma un giorno sì, un giorno no, o dalla macelleria o dalla pescheria, che sono qua a fianco a casa, ma di quelle non è che vi faccio lo svuota la spesa, svuota la spesa a pescheria. Quindi quelle cose comunque, o che prendo la carne e la cucino subito, o che la prendo in quantità e magari me la porziono e la metto in congelatore pronta all'uso, però quelle cose io non ve le faccio vedere. Ma sappiate che noi in realtà tutti i santi giorni mangiamo cose, quasi tutti i giorni mangiamo cose fresche. Queste cosine che vi faccio vedere surgelate, sono proprio quelle da tenere lì per la necessità. Io spessissimo anche il pesce lo compro direttamente dal pescatore, che viene qua fuori di casa e mi fa vedere quello che ha appena pescato. Io prendo le arselle, prendo le cozze, prendo le spigole, prendo le orate, ho preso dei pagelli, ho preso delle sogliole, prendo quello che ha al momento, insomma. E a volte lo cucino subito il giorno stesso, ancora con i pesciolini che si muovono, e a volte invece lo surgelo proprio per tenerlo pronto all'uso. Quindi io vi faccio di svuota la spesa, no? Perché voglio rendervi partecipi, insomma, di quello che ho preso, delle promozioni in corso, delle offerte che ci sono, e basta, insomma. Quindi fra la frutta che ho preso, mi sono accaparrata un chiletto di uva Italia, quindi l'uva bianca, buonissima, dolcissima. Ho preso invece in sacchetto la rucola, perché purtroppo non si trova sfusa, si trova solo imbustata, e quindi io ogni volta che vado lì almeno un sacchettino di rucola lo prendo, anche perché mi piace moltissimo. Quest'estate me la sono seminata dietro diciamo nel corridoio di terreno che c'è qua a fianco a casa, e ne abbiamo raccolto per un bel pezzo. Poi invece è iniziato a venire dentro anche le erbacce, quindi era difficile riuscire a distinguere le erbacce dalla rucola. Allora abbiamo rasato via tutto, ho detto vabbè, l'anno prossimo, quando inizieremo a fare l'orto a inizio estate, la metteremo in dei vasconi. Avevo seppellito. Avevo seminato la rucola e la valeriana. Di tutte e due, della valeriana ne ho raccolto pochissima, la rucola invece è durata praticamente tutta l'estate. Poi quasi alla fine abbiamo avuto questo problema con le erbacce, quindi niente, abbiamo tolto via tutto. Però, come vi dicevo, l'anno prossimo saremo più pronti. Poi ho preso un sacchettino di scalogno, che ci piace. Anziché la cipolla utilizzo spessissimo lo scalogno, anche se voi nelle preparazioni non lo vedete, perché quando faccio di solito quando faccio le ricette che mi piace di più fare, in cui mi trattengo di più, in realtà non le filmo. Non so per quale motivo, ma quando io cucino, che voglio essere concentrata, non mi viene da stare lì con la telecamera, e quindi molto spesso i filmati, i video li faccio sulle cose più semplici. Ragazzi, sarò strana, sono fatta così. C'era in offerta il salame campagnolo, mi è piaciuta tantissimo la grana. Questa linea di affettati delle Rospin, che si chiama Portami Via, è veramente eccellente. Io a rotazione, a seconda di quello che c'è in offerta, prendo sempre due pacchetti di qualcosa. L'altra volta che sono andata c'era la bresaola, buonissima. L'altra volta ancora avevo preso la mortadella, il prosciutto cotto, il prosciutto crudo, insomma dipende da quello che trovo in offerta, insomma. E comunque è una linea buonissima. Io questi li prendo sempre perché o per fare le focacce farcite, quando abbiamo voglia di mangiare così, diciamo quei paninazzi da morsicare, oppure quando devo fare ad esempio il paninetto della mattina per Rebecca per andare a scuola, e
Allora, preferisco averla confezionata piuttosto che fresca perché non ho il terrore che mi si guasta, perché lei non è che tutte le mattine ha il panino con l'affettato, ce l'avrà un paio di volte alla settimana e quindi insomma mi si guasta di meno. Poi della linea Fior di Natura invece, a parte gli yogurt che sono buonissimi, questi qua. Non sono entrati da molto in gamma, prima ce n'era un altro tipo. Questo è il cremoso alla soia con frutta e cereali, vegan, ma questo poco ci importa. L'importante è che è alla soia e quindi è senza lattosio, perciò per Gian Giacomo va benissimo, insomma. Altri due prodotti che non c'entrano niente con lo yogurt, ho visto e ho voluto provare perché già un'altra volta avevo preso un'altra cosa, ma non c'era piaciuta. Avevo preso i burger di soia e non c'erano piaciuti. Questa volta ho visto i burger di verdure. Ho preso questi che sono burger verdure ricetta vegetariana e i mini burger agli spinaci. Ho voluto provare a prenderli perché, più che altro per le bambine, perché loro purtroppo non riesco a fargli mangiare le verdure a foglia, quindi non mangiano lattuga, non mangiano radicchio, non mangiano. Non mangiano praticamente, non mangiano rucola, non mangiano lavale, non mangiano niente che sia verde, compresi i fagiolini. Non mangiano gli spinaci se glieli presento così. Tant'è che l'altro giorno Matilde ha iniziato la mensa all'asilo e quando sono andata a prenderla gli ho detto: amore, cosa avete mangiato oggi? Mamma, oggi c'era la pasta. E poi cosa vi hanno dato? Mamma, mi hanno dato l'erba. C'era l'insalata. Insalata con il prosciutto e lei gli hanno dato l'erba, quindi lei l'erba non l'ha mangiata, non l'ha voluta e quindi si è mangiata vabbè, il prosciutto e la pasta, insomma. Vabbè. Comunque, tornando a noi, questi ho provato a prenderli per fargli mangiare un po' di verdure in un formato che non fosse la solita insalata. Ecco, loro mangiano altre verdure, mangiano i pomodori, i cetrioli, le carote, i finocchi. Rebecca mangia tantissimi cavoli, cosa che Matilde ancora non sono riuscita a fargli mangiare, e forse anche qualchedun'altra che adesso non mi sovviene. Comunque, per integrare la verdura voglio provare a vedere se questi sono di loro gradimento e così magari ogni tanto glieli compro e glieli propino. Poi ho preso un barattolino di non mi viene il nome, i gamberetti, questi sono buonissimi all'interno del risotto per rafforzare, ad esempio, per rinforzare, ad esempio, il preparato, quello per risotto o per la pasta, per aggiungere qualcosa in più, oppure per fare il risotto gamberi e zucchine. Poi un po' di barattolame, ho preso le olive nere snocciolate, semplici, modello base, le cipolline borettane. Queste cose sempre meglio averle nella dispensa perché magari ci sono sere che non ho insalata fresca perché magari l'ho finita a pranzo, non sono riuscita a fare la spesa e quindi magari mettiamo due o tre ciotoline con queste cosine qua e qualcosa comunque la integriamo. Poi ho ripreso una cosa che non prendevo in realtà da un bel po', il patè ai porcini. Ok, questo delle 5 stelle sono buonissimi. Ho preso il patè ai porcini e il patè alle olive taggiasche. Questo è molto molto salato, però è squisito. Sul pane carasau bagnato oppure con la mortadella è buono quello. Oppure sopra la focaccia, dentro la focaccia farcita, poi inserite altre cose, sono veramente squisiti. Poi ho trovato, c'erano queste salsine in offerta a 1 euro, allora le ho prese per Gian Giacomo perché a lui piace molto. Ho preso la salsa messicana, che già mi pare di avergliela presa un'altra volta, l'aveva finita in 448, e la salsa chili piccante. Queste lui le mangia ad esempio quando prendo il pollo con le patate o quando faccio le fettine di pollo alla piastra, che magari noi ci mettiamo quel goccino goccino di ketchup e un po' di maionese, lui preferisce mettersi una cosa del genere. De gustibus. Poi ho preso qualche confezione di succo di frutta alla pesca, di quello biologico. In realtà ne ho preso poche confezioni perché ne ho già diverse. Queste sono di rinforzo, giusto per non rimanere senza.
due pacchi di pane per fare colazione, noi lo mangiamo tostato la mattina, due bottiglie di aceto di vino bianco, questo mi serve invece come anticalcare perché ho diversi problemini di calcare nei rubinetti, allora corriamo ai ripari, Scottex, guanti in lattice, questi non mi devono mai mancare perché in alcune occasioni sono indispensabili, cetrioli, finocchi, una schifezzina ci vuole, il rotolì, questi non sono salutari per niente, però ogni tanto una coccolina ci vuole alle bimbe. Poi ho preso una coppia di federe, c'è una specie di fiera del bianco, diciamo, non l'hanno chiamata proprio così, ma non mi ricordo come l'hanno chiamata, per cui si trovano coprimaterassi, federe, parure, copripiumini, eccetera, eccetera. E io queste le ho prese perché Matilde, avendo iniziato l'asilo, lei è in un asilo in cui i bimbi del primo anno, quelli più piccoli, fanno la ninna dopo pranzo, hanno le brandine, e quindi noi abbiamo portato i lenzuolini, i cuscini con le federe, naturalmente la copertina, ognuno con il nome scritto, insomma tutto etichettato. E a Matilde ho messo una delle federe che utilizzavo a casa per il suo cuscino, solo che adesso è un po' un macello quando vado a fare i vari lavaggi perché mi manca sempre una federe, quindi ho detto senti, facciamo che gliele prendo nuove, così per l'asilo so che sono queste, sono due federe, così a rotazione quando una volta a settimana ci ridanno tutto il cambio da lavare ho già pronta l'altra e non devo correre come una pazza. E poi dolces in fondo, ho preso sempre per Matti questo qua, è una parure copripiumino per il piumino singolo, in realtà il suo piumino è un pochino più piccolo perché è quello per culla, però gliel'ho preso lo stesso, ho detto male che vada glielo rimbocco sotto, non c'è problema, ed è carinissimo, è con l'unicorno, ha l'unicorno sul cuscino, e invece il copripiumino è fatto tutto con le stelline. Ne aveva già uno dell'atun che avevano regalato in realtà a Rebecca quando era appena nata, però quando andavo a lavare le lenzuola comunque io le toglievo la mattina, poi dovevo fare di corsa praticamente lavarle, metterle in asciugatrice e quella sera rifare i letti velocemente. Siccome non voglio questo stress, perché voglio dire, almeno quando faccio la lavatrice delle lenzuola voglio stare tranquilla, e allora l'ho visto, costava 19,90 euro, ho detto senti lo prendiamo così stiamo tranquille, e niente, è bellissimo. E questa era l'ultima cosa, la carta igienica è inutile che ve la faccio vedere, tanto sapete com'è fatta. Stop, il mio svuota la spesa finisce qua, ragazzi, io spero di avervi tenuto compagnia per un po', vi mando un grande bacio, ci vediamo alla prossima, ciao!